prendeva con dei fondi sempre all'interno del bilancio comunale. Quindi fino a qui ci siamo. Il decreto Monti dice invece no, basta, la TARSU deve essere pagata al 100% con le bollette. Perfetto. E infatti arrivano gli aumenti che sono aumentati, che vi sono arrivati. Il problema qual è? Che non è che prima quel 20 o 30% di differenza non si pagava. Le amministrazioni pubbliche attingevano al bilancio comunale e pagavano la differenza. Quindi adesso, se voi avete pagato il 100% della vecchia TARSU, vuol dire che il comune vi si è liberato un 20, un 30% che pagava in più nel bilancio comunale. Non so se avete capito, se volete ve la ripeto la cosa. È questo. Il fatto è che la TARES è stata utilizzata solo ed esclusivamente per aumentare gli introiti dei comuni. Un esempio piccolo, lampante, e dello Stato, sì, perché poi alla fine è diventata una patrimoniale occulta. Un piccolo esempio, voi ce l'avete qua a 20 km, Recanati. Non ha aumentato di un centesimo la TARES, ha lasciato, ovvero sia, il vecchio importo della TARSU. Quindi vuol dire che si poteva fare. In effetti, se noi andiamo a prendere il regolamento della TARES, sono una marea di pagine, vi lascio l'ultima, vi leggo solo l'ultimo capitolo, quella che, dove ci sono le riduzioni delle quote variabili. Altresì possono essere approvati contributi, agevolazioni ed esenzioni sull'imposta comunale se autorizzati dal bilancio comunale e solo se la copertura dei costi per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti sia già garantita da risorse diverse dal gettito della TARES, quello che succedeva prima. Quindi automaticamente la TARES è stata usata solo e esclusivamente per alzare i fondi a disposizione dei comuni. Questo ve lo dovete mettere sulla testa perché è quello che è successo. Altra cosa, come abbassare la TARES che non c'è più, adesso arriverà la TASI, poi la cambieranno, è il problema dello smaltimento dei rifiuti. Voi, Porto Potenza, fa parte di un consorzio obbligatorio, che è la Cosmari. Voi dovete, pensate a questo, pensate che il più grande servizio, cioè il servizio più caro che ha il comune, che è lo smaltimento dei rifiuti, non può essere messo a gara. Cioè, voi, come noi ci vediamo, voi siete obbligati a conferire a Cosmari al prezzo di Cosmari. L'acqua non è lo stesso, con la stea? Al prezzo di Cosmari e non si può fare niente. Voi non pagate solo lo smaltimento dei rifiuti, attenzione, voi pagate anche il consorzio Cosmari con tutte le sue spese. Quindi, se il consorzio fa una cazzata, cambia i filtri, 300.000 euro di filtri, e poi il macchinario si rompe dopo un mese, Porto Potenza c'ha la sua quota di quei 300.000 euro buttate via. Allora la domanda è: che cosa ha fatto la vecchia amministrazione per far scendere i prezzi della Cosmari? Come ha votato all'interno di quel consorzio di 57 comuni? Il progetto futuro che ha la Cosmari nel 2013, che è una vergogna clamorosa, il progetto dello smaltimento dei nostri rifiuti è una discarica a Cimuli, cioè le discariche vengono chiuse in tutta Italia. Noi, il progetto futuro è una bella discarica a Cimuli. E non solo, già che ci stanno, ecco perché voi pagherete sempre di più. Hanno deciso che per l'umido investono 14 milioni di euro per smaltire l'umido, perché l'umido verrà preso, messo dentro un, si chiama digestore, il digestore provoca del gas metano e con quel gas metano ci farà andare una turbina che poi produce energia elettrica. L'umido è la cosa più semplice da smaltire e loro ci vogliono spendere 14 miliardi, 14 milioni, che chiaramente è a carico poi di ogni comune. Adesso ditemi voi se è possibile che nel 2013 noi qua nella provincia di 14. Macerata abbiamo come prospettiva il fatto di usare discariche. Le chiudono in tutta Italia. Ci sono 20.000 modi veramente di smaltire la nostra immondizia e noi apriamo una bella discarica a Cimoli.
Un attimo. Intanto stiamo smaltendo nella discarica di Fermo a prezzi maggiorati. La domanda è: andate a vedere che cosa ha fatto questa amministrazione in tutte le riunioni della Cosmari. Com'è che ha votato? Ha fatto qualche cosa? Perché ragazzi, se vogliamo abbassare la TARS, la TARES, la TASI, come cavolo la vorranno chiamare, l'unica maniera è quella di imporsi alla Cosmari, altrimenti voi sarete sempre vessati da, se non sbaglio erano 2 milioni di euro qua a Porto Potenza, 2 milioni di euro, 2 milioni, cioè la marca ne paga quanto? 6 e mezzo, noi stiamo 7 e mezzo, noi stiamo avanti per questa cosa. Ci vuole gli sindaci lo fanno a tempo pieno, insieme ai consiglieri, insieme all'assessore. Se non ho tempo non ce l'ha. La Cosmari è un consorzio, attenzione, la Cosmari è un consorzio obbligatorio. L'anno scorso erano finiti i consorzi obbligatori. La Regione Marche ha fatto l'ATA, obbligando poi ad entrare nell'ATA tutti i comuni previa commissariamento. L'unico comune però, Fermo, e adesso l'ha fatto anche Montegranaro, ha fatto un ricorso al TAR e l'ha anche vinto, oltretutto. C'è anche qualcuno importante che è socio della Cosmari? No, allora, la Cosmari è fatto dai comuni, quindi sono 57 comuni e ognuno ha la sua quota parte in base agli abitanti. C'è una marca, quello che mi pare, quanto ci abbiamo, il 20? 17. Il 17,2 è praticamente è l'azionista di maggioranza. Ma quando tu metti 57 comuni, 57 sindaci, non comandano i sindaci, comanda il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione 3 mesi fa ha presentato le dimissioni. E io penso, Porto Potenza ha votato con... cioè il vostro sindaco ha respinto le dimissioni di quelli che hanno come progetto di aprire la discarica e di investire 14 milioni di euro per smaltire l'umido. Ecco qui come siamo messi. Quindi l'importante, signori, è perseguire delle vie nuove, delle strade nuove. Abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto, ma veramente pensare di smaltire in discarica nel 2013 è qualcosa che secondo me è criminale, ma veramente per il territorio, per tutto. Grazie.